Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer 17. Ragazzi, siete stanchi di andare sulla ricerca e cercare profilo utente, impostazioni audio, backup, tutte queste cose qua che sono veramente una scocciatura a scriverle e trovarle? Quindi in questo caso esiste questa modalità Dio, questa God Mod velocissima. Un pannello dove ci andate a cliccare sopra e lì troverete qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa. Ecco qua il famoso pannello. E adesso, come abilitare questa modalità, bisogna creare una cartella, qualsiasi cartella tipo questa, e incollare, diciamo, rinominare questa cartella con questo codice e fare invio. Come potete vedere, a me esiste già, quindi sì. Ok, a me la cartella esiste già, quindi in descrizione troverete il comando, ok? Il comando, senza nessun link, senza cliccare sul link e scaricarlo, no, l'ho messo direttamente in descrizione. Quindi se adesso ci vado a cliccare sopra, guardate qua, c'è tutto, impostazioni della scheda audio, il backup. Wow, veramente. Dispositivi Bluetooth, cosa c'è più? I suoni, i segnali visivi, c'è tutto, ragazzi, c'è tutto. Anche la configurazione dell'USB, il puntatore del mouse. Poi abbiamo anche la modifica di Windows, quindi possiamo anche vediamo un attimo cosa ci dà. Aggiungi a aggiunta a un dominio. Ok, vediamo. Cos'è questo? Ah, sì, il mio PC, va bene, non poco ci interessa. Gestione attività. Eccolo qua, come potete vedere, la gestione attività sta qua. Ecco, gestione attività. Poi abbiamo anche la gestione disco, quindi se troviamo la gestione disco, dovrei un attimo. Gestione. Ok, c'è solamente gestione attività, va bene. Qui c'è anche consenti app attraverso Windows Firewall, quindi significa che qui possiamo. Ah, buono. No, 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 mi piace, mi piace. Ah, ho capito cosa serve. Ok, ragazzi, quindi detto questo, il video finisce qui. Come attivare questa modalità, questo grande pannello. Qui potete giocare a fare Dio, controllare tutto il vostro sistema operativo attraverso questo pannello senza andare qui sopra e cercare audio, ecco audio, oppure profilo, oppure gestione, oppure dispositivi, capito? Quindi detto questo, ragazzi, lasciate like, iscriviti anche al canale, attiva la campanellina, mi raccomando, iscriviti e lascia like solo se il video ti è stato utilissimo. Ok? Bene, perché ci tengo molto. Detto questo, ragazzi, seguitemi anche su Twitch, live tutte le sere, tutti i pomeriggi. Ci alterniamo. E detto questo, grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi ciao!